posti più alti del paese. Su questi posti più alti mi invitavano a guardare. E dopo una fatica pazzesca si arrivava e tutti dicevano: guarda, guarda laggiù, si vede Taranto. E tutti quanti questo si vede Taranto, c'era questa grande curiosità, quasi una conquista nel dire che si vedeva Taranto. Io veramente per anni non ho mai capito che diavolo significava questa gioia nel vedere Taranto così vicina, loro dire. Perché dicevano: vabbè, si vede Taranto, io vengo da Napoli, mi vedo Napoli, dico, ma qual è questo mistero fascinoso di vedere ma Taranto da lì? E negli anni non ho capito che era un modo per dire: noi non siamo isolati, noi non viviamo, noi siamo il centro del mondo anche noi, noi il mare lo vediamo in quanto vediamo Taranto. E quindi noi vogliamo esserci, noi vogliamo essere presenti, non siamo isolati su una montagna, ma viviamo nel mondo e pretendiamo di vivere nel mondo. Voglio ancora però, e davvero concluso, ricordare un personaggio del romanzo che a mio parere esprime un po' forse tutta l'inquietudine, nello stesso tempo ecco quella voglia, quel discorso politico-filosofico che invece non è esplicitamente inserito all'interno del romanzo, ma che viene fuori, vi ripeto, dal giallo e dallo snodarsi del racconto. Il personaggio di Cabo Verde, il l'autista noleggiatore del paese, il quale di fronte alla meraviglia di Tancredi che osserva questo paesaggio bellissimo, questa regina, questa creta rossa, che è simbolo dei ricordi che si sfaldano, la creta rossa e nello stesso tempo del sangue, del dolore che pure questa terra esprime. Bene, questo Cabo Verde, di fronte a questa descrizione meravigliosa del bosco di Accentura, perché uno a Stigliano vengono magari amici, parenti, uno dove li porta? Innanzitutto al bosco di Accentura. Allora diciamo, noi siamo un po' abituati a questo, però chi ci ritorna, chi li vede per la prima volta questi posti, davvero resta incantato, una sorta di Maria. E però invece l'autista Capoverde a un certo punto dice: io sono un bravo autista, ma mi sono rotto le cocchiere delle riserve curve eccesse. E che è un po' questo girare attorno nelle curve a gomito del nostro territorio, che forse ecco comincia a essere un girare attorno che diventa non più positivo, e quindi c'è questa ansia che traspare da Cabo Verde di girare sì con perizia, ma di girare attorno a un mondo. Tancredi inala una profonda boccata d'aria
l'aria quasi fosse riemerso dalle acque del mare dopo una lunga apnea. Si guarda intorno con disagio, alza distinto i revers del cappottone antracite, stiracchia i guanti di pelle nera e sistema con cura la coppola di lana spinta. Concetta passa da piazza Zanardelli per fermarsi dalla Cicciarette. Io non parlo un capo, voi suggerite. Vediamo. Da quando Don Gesualdi si è convinto di danzare con la morte, anche a lei purtroppo tocca digiunare. Ma quando assaglia sa, si era detta di primo mattino, avvolgendosi nel pesante scialle nero, decisa a mettere fine all'assurda tortura perpetrata dal suo padrone. Buongiorno, mo Concetta, da quanto tempo? Ie cacot, na volo chi ho mangià, perciò non c'è da pzlo, mang per me. Risponde aggirandosi con l'acquolina in bocca tra i cofani profumati di frutta e verdura. Che vi posso dare? Quattro patate e un mazzaccio. E a parte tre banane. Dopo le rinunciabili spettacolari sugli ultimi fatterelli avvenuti in paese, Concetta, soddisfatta, si lascia alle spalle il negozio dell'ortolana. Poco più in là, davanti alla petta da Noz Mazzei, le viene in mente Comor Rosnella Cacciaro. Nel pomeriggio, caro professore, mi sono fatto un bel giro. Sono andato prima alla serra e poi sono sceso per la scalinata che c'è a fianco dell'hotel turistico, accompagnato da tanta musica. Forse qualcuno teneva la radio accesa. No, suonava un dance stop. Ah, ci capi? Ciò che devo agliere con il capetto come il sembra che si fa un chiamato preferito. Del paese. Beh, sono sceso al Froscar e dopo una bevuta alla fontana sono arrivato fino al Palazzo Vitale. Che peccato però, conciato davvero male, invece quello della famiglia Porcellini è ancora in buone condizioni. Si capisce che tipo di lavoro hai fatto in tutti questi anni. A te non sfugge proprio niente, dice il professore. Questa, cari miei, è deformazione professionale, altro che mi piace la Six Melody Band. Mo bast, ma è rotto proprio fuscì, vai avanti, replica stizzito promoesto. Signor sì, alla Chiazza, sono stato alla Chiazza, invece non è cambiata, per niente. Sono passata un'altra volta dalla casa mia, per Gualfio de Mentaia. Ho visitato la chiesa madre e poi sono andato a vedere se c'era ancora la patega dello Woptit. E durante tutto questo percorso mi ha accompagnato una musica dei Rocks. La pioggia cade su di noi. Tanto erano lunghi, ma devo dire che io non me ne sono accorta, e neanche mia figlia. Allora li avete visti già Sonestone e Arendelone, eh? Ci sono a terra. Sì, proprio loro, sono belli e famosi. Io così, ma non sembrano veri, dicono che li accoggiano. Pure in televisione mi hanno detto che sono tutto belli, che la gente come a Neo, non se ne Sì, avete ragione.
Dimenticavo, domani mattina, o forse oggi stesso, non ho deciso bene, avrò poco tempo per voi. Devo fare un po' di spazio sopra in soffitta per sistemare la legna. Sapete, dopo l'ordinanza del sindaco che vieta l'ausentra per strada, se vogliamo scaldarci dobbiamo mettere tutto dentro casa. Pensate che in paese gli hanno già fatto una filastrocca. Cacciatore, le leone da Yend e le yacche da fuori. Comunque state tranquillo, vi faccio trovare tutto pronto sul tavolo. Allora, arrivederci. Arrivederci, signora Mandela. Certa speranza, sono comunque lontana dall'immaginare che la stessa Maddalena Cagnone, in seguito alla sciagura della figlia, si fosse rivolta alla Paciara. La Paciara di Capranico, per cercare di sbrogliare la matassa di dolore misto a rabbia che oramai le soffocava l'anima. Magari potessi conoscere la vera natura dei fatti che succedono, aveva sussurrato una mattina la veggente all'orecchio di Maddalena. Io posso soltanto intuire. Parlo di Antonio Bisignani, un amico proprio dei primi tempi, quando ero appena arrivato qui a Stigliano dall'Argentina, e che poi per anni non ci siamo mai visti, anche se poi ogni tanto per telefono facevamo le gare a chi ricordava meglio le formazioni di calcio, anche quelle straniere, Seias, Martin, Perfumo, Rulli, Basile, Cavalli, era il Racing di Buenos Aires. E siccome so che è un tipo scalpitante, presumo che dopo i 300 km che ha fatto stamattina per venire qua e incontrarci dopo tanto tempo, penso voglia dire qualcosa, visto che ha seguito molto sicuramente il mio lavoro. Quindi mi permetto di passargli il microfono giusto per ascoltare. Grazie, cerco di essere brevissimo anche perché la cosiddetta curva di Taylor è però un grande nome nei discorsi, anche perché fa caldo. Intanto mi presento, sono Antonio Bisignano, per qualcuno che ha bisogno di convertire la memoria sono Canassa, e per qualche altro di intemperanze sono Camastrone. Vabbè, detto questo, voglio semplicemente dire una breve considerazione, pur rispettando le opinioni degli altri, chi mi ha preceduto nel parlare. Intanto dico che l'operazione di nostalgia che ha le sue piacevolezze e l'operazione di patetismo comunque fanno bene soprattutto chi non abita Stigliano. Ritengo poi inoltre che la mente sia un telaio che tesse interrottamente tappeti volanti su cui noi saliamo sopra e guarda caso uno come me sorvola sempre Stigliano. Solo con la stigliano, la fantasia. Poi passano gli anni, il fardello degli anni aumenta, le angosce del quotidiano aumentano, le anchiosi dei pensieri e delle idee aumentano, e quindi c'è bisogno di iniettare e di rinforzare questa fantasia per il nostro amato paese. Quale migliore medicina? Quella di Giuseppe Colangelo,
che a leggere veramente è straziante, commovente, e mi ha scardinato l'anima, non voglio esagerare, forse la mia ipersensibilità, che era sempre la follia forse, ma mi ha scardinato l'anima, tanti ricordi, tante strade, tanti visi, tanti non si esauriscono in questo incontro che ruota intorno appunto a Creta Rossa. Io mi limiterò solamente a dire due o tre cose del libro, perché alcuni tra di voi ed altri che magari non riesco a vedere o che sono in giro, spesso mi hanno domandato in questi giorni che relazione c'è tra la Freccia di Mezzanotte e Creta Rossa, come mai questa operazione che già Domenico ha illustrato molto bene. E allora, visto che qui siete in tanti, volevo giusto dare due o tre spiegazioni riguardo a questa operazione che ha dato forma a due libri. Allora, le storie, come saprete e come sanno quelli che hanno letto La Freccia di Mezzanotte, e molti di voi hanno già letto Creta Rossa, sono totalmente diverse. Quindi non si tratta di un'operazione diciamo di storie appuntate o di libri che si susseguono, ma semplicemente sono tenuti assieme da un filo sottilissimo, che sono fili simbolici. Quindi io ho privilegiato questo territorio pensando ad altri mondi che sono stati creati anche in modo totalmente inventandoli. Noi invece ce l'abbiamo, è ricco di personaggi, di storie, anche di molta sofferenza, come diceva Antonio, e quindi ho cominciato a maturare questa idea, cioè di raccontare storie che avessero un respiro molto ampio, almeno il tentativo è quello, e che quindi potessero essere lette da Trieste a Palermo indifferentemente, con la sola differenza che lette a Stigliano lo spettatore si può anche identificare nella storia, fuori da Stigliano possono suscitare la curiosità o invogliare qualcuno a venire a vedere questo mondo che purtroppo per noi è stato sempre un po' ai margini, soprattutto se andiamo a vedere la cronaca o anche una certa pubblicistica che tende a spingere certi luoghi piuttosto che altri. Quindi questo è uno dei motivi più importanti. Il territorio ha un fascino incredibile, cioè si parte dai boschi fittissimi e si va degradando verso il mare in zone che sono aride, ricche di fili d'India, agavi, oleanderi, fiumi secchi, pietrosi, quindi uno scenario non solo da film ma realmente che alimenta la fantasia e su cui si possono innestare storie di ogni genere. E quindi simbolicamente come sta in piedi questa idea di raccontare storie diverse ma sempre nello stesso luogo? Uno dei fili conduttori, diciamo, o dei fili che tengono insieme le storie è la Freccia di Mezzanotte, cioè questo pullman che tutti conosciamo, che nel primo libro ha dato proprio sfogo anche al titolo, all'intero romanzo. Nel secondo invece compare all'inizio e alla fine, quindi come mezzo, come è stato in realtà, cioè che porta via e riporta indietro qualcuno, oppure qualcuno parte e non torna e qualcuno raramente ritorna. Quindi la Freccia di Mezzanotte compare e quindi comincia a rendere chiaro il territorio, cioè c'è ancora la freccia, compare il paese ovviamente, il Salone Mandile come centro del mondo e quindi di polo di attrazione, di curiosità, di discussioni, e il bar per dire altre località. E questo è un secondo elemento. Il terzo elemento, diciamo, che tiene insieme tutto, è il dialetto. La recensione dell'inserto culturale del Corriere della Sera e le vendite che sono andate bene, l'editore si è visto costretto il 1° agosto a fare la prima ristampa.